uno spettruoso che ha preparato per me, che è questo qua. Li suono tutti indifferentemente, per più di 10 anni ho suonato soltanto questo, il primo che mi ha fatto. E poi, mano a mano, insomma, che mi faceva dei becchi, li suonavo perché sono tutti meravigliosi, per me, per varie ragioni diverse, e li suono tutti indifferentemente. Ogni tanto a periodi magari suono quello d'argento, altri periodi suono quello di legno, in altri periodi lo spettruoso. E adesso inizio suonando invece questo nuovo modello in bronzo, che sostanzialmente è la copia di questo modello che lui anni fa faceva soltanto, diciamo, individualmente, per alcuni musicisti. Questo in realtà è un po' più chiuso degli altri becchi che suonerò. Tutti questi sono un'apertura, diciamo, fra 370 Ma forse. pensa che 75, posso prendere la Ah, misura? questo d'argento è un po' più chiuso, 10, 375, 10. che significa No, 11. 12, 13. Ah, 12, 13. Mentre gli altri, quelli di legno e lo spettruoso, sono tutti e tre, credo, uguali e dovrebbero essere 383, che vuol dire, sì, non so, 12. numeri abbastanza siderali, diciamo. Questo invece è un 315, su cui lui ha modificato un po' il phasing per far sì che io riuscissi a suonarlo un po' più agevolmente. Ho messo un'ancia leggermente più dura e suona così. Adesso magari proviamo quello d'argento, così avete più chiara la differenza fra i due metalli. Fatto è 3,65 3,65, e come 11,5. 11 stelle. Thank you.
Adesso passiamo a quelli in legno. Questo è il primo che mi fece nel 96, su cui rimise le mani un paio di volte negli anni, ha fatto qualche piccolo ritocco. Questo credo che sia 383 come gli altri, Sì, credo. 150 centesimi. Millesimi di poli. Di più è incredibile perché sembra che abbia veramente memorizzato anni di vibrazione e sembra veramente che abbia, rispetto agli altri, ha una maggiore, va più lontano, non so come spiegare, sento che nella vibrazione va più lontano. Ha anche un po' vero con l'argento, ma sì, giusto. Ma bisogna di Di più più tempo. di tempo per... E anche disapparito più velocemente. Poi proviamo questo che è il secondo becco di legno, l'ultimo becco che mi fece François 3 anni fa. Gli chiesi un becco in legno ma leggermente più edged rispetto all'altro, un pochino più appuntito, un pochino più. Questo anche 383. Non ancora 20 anni di No, no. vibrazione. Però nonostante questo l'ho suonato molto in questi 3 anni e ha acquistato rispetto all'inizio, sento che si sta allargando, che la vibrazione sta entrando sempre di più. Diciamo, questo è il becco che ultimamente ho suonato di più, con cui ho registrato anche gli ultimi dischi.
Che ho suonato per un sacco di tempo in realtà, ecco, suono è ancora uno dei miei favoriti in assoluto, anche se è sempre difficile sceglierne uno in particolare. E la cosa oltretutto che per me è importante è che nei becchi di François riesco a trovare in qualunque di questi becchi, anche questo che è un po' più chiuso rispetto agli altri, ma riesco a trovare la stessa facilità, la stessa possibilità di mettere aria come riesco a mettere in quelli più aperti. E in ognuno di questi ritrovo esattamente lo stesso feeling fisico. Poi c'è un feeling differente col materiale, perché ovviamente sentire la vibrazione in bocca dell'argento è molto diverso che sentire quella del legno, no? Il legno è in assoluto un materiale più vibrante, più. Però in tutti ritrovo, posso soffiare allo stesso modo, quindi utilizzare l'aria, che per me è la cosa principale quando suono, chi mi conosce bene lo sa, e riesco a farlo nello stesso modo con qualunque di questi becchi. Quindi questo è lo Spectruoso, anche questo 383.